Oggi faremo insieme la mia Amelie uh, Granny Ragno. <ride> Dopo eh, sicuramente quando voi vedrete questo video avrà un nome diverso, gli ne troverò uno penso migliore e esta è una meli rivisitata. Quindi appunto granny e con il punto ragno, come potete vedere, rivisitata dalla nostra amica Francesca. Eh, lei eh, l'ha realizzata, eh, e avrete visto le foto anche nel video di presentazione: eh, l'ha realizzata con un bellissimo eh, filato colore cru, con la manica lunga o tre quarti, eh, e aveva anche due eh, disegni in più. Siccome a me i due disegni rimanevano proprio sul seno, ho deciso di fare solo eh, la fila centrale. Mi sono fermata a tre disegni, ma voi, come sapete, potete tranquillamente interpretarla come meglio credete. Io, naturalmente, l'ho interpretata così. L'ho anche fatta, vedete, in bianco e blu per renderla un po' marinara e un po' estiva. Ho applicato questa bellissima. Uh, targhetta personalizzata, uh, vi lascerò poi il link in descrizione di uh, Fungolabel, la mia amica Erika che uh, appunto fa uh, a questa azienda che fa uh, etichette personalizzate a laser, su plexiglass, Ecopelle e quant'altro. Mentre per la realizzazione della mia maglia, che è una taglia S, ho usato. Sui 250-300 grammi eh, di Drops Loves You 7 è un cotone classico: 100%. Io in prevalenza ho usato il blu e poi ho fatto questo gioco eh, di colore, diciamo eh, col bianco. Di bianco ne ho usato pochissimo, mh, veramente, forse un 30 grammi, ma neanche. Mentre eh, la prevalenza è appunto di blu e ne ho usati. Tre gomitoli eh, e ne è avanzato un pochino i gomitoli sono da 50 grammi per 170 metri quindi comunque ho usato meno di 150 grammi eh, di questo blu e meno molto meno <ride> di 50 grammi di questo bianco ovviamente per una taglia s ora io ve la misuro così che voi possiate rendervi conto effettivamente di quanto è grande per capire Scusate, ho urtato per capire effettivamente quanto è grande la mia maglia. Allora, la mia maglia ha una larghezza di 36 centimetri, un'altezza da collo a fondo di 52 centimetri. Eh, la larghezza del collo, quindi lo scollo, è di eh, 35-36 centimetri circa. Vedete. 35-36 circa, e eh, ho fatto lo scalfo manica all'altezza di. 21 cm, quindi uno scalfo piuttosto regolare, sapete che lo scalfo manica di solito si fa attorno ai 18 cm, eh, con Amélie eh, rimane, ehm, l'ho lasciato las leggermente eh, un pochino più sotto, eh, poi ho rifinito, ecco, semplicemente ho fatto un giro di rifinitura bianca, Oltre alla chiusura dello scalfo manica e poi ovviamente il nostro bordino inferiore. Quindi io direi che possiamo immediatamente partire col tutorial. Per la mia Melin ho usato eh, per questa un uncinetto 3 e mezzo, per fare questa nuova ho deciso di usare un uncinetto 3 per tenere il punto leggermente più chiuso, anche se vi dico la verità, mi piace molto il punto così arioso, anche perché è una maglia estiva. Però volevo provare io a vedere eh, la differenza lavorata col 3 o col 3 e mezzo, quindi ora andrò col 3. Vi dico anche che io ho avviato 120 catenelle. Il multiplo è un multiplo di 4. Però dovete tenere presente di fare un calcolo. Vi spiego eh, per maggior: um, Diciamo, eh, semplicità, ecco, nel cambio taglia io il multiplo l'ho calcolato prima sul davanti e poi sul retro. Quindi, cosa ho fatto? Ho, ten ho tenuto conto di avere 60 catenelle sul davanti e 60 catenelle sul dietro, che come voi saprete, con un multiplo di 4 fa. Diviso 15 volte davanti e 15 dietro saranno proprio i numeri dei nostri moduli. Per il cambio taglia, voi dovrete sempre tenere presente che i moduli devono essere dispari per poi posizionare al centro il nostro disegno ragno. Quindi, dovendo essere dispari, i moduli dovranno essere. 15, 13, 17, 19. Non certamente numeri pari, quindi dovrete avere sempre eh, dei moduli dispari per il cambio taglia. Quindi, per tenere i moduli dispari sia sul davanti che col dietro, dovete aumentare o togliere di 16 catenelle perché, perché saranno due. Moduli davanti e due moduli dietro perché due? Perché se noi andiamo a eh, aumentare per esempio solo di 8 eh, catenelle ci ritroveremo con 16 moduli davanti e 16 dietro, perderemo il dispari. Quindi dobbiamo sempre, ehm, dobbiamo sempre aumentare di due moduli davanti e due moduli dietro. Quindi due moduli sono 8 per 2 16 quindi per ogni taglia in più o per ogni taglia in meno noi dobbiamo andare ad aggiungere 16 catenelle o togliere 16 catenelle. Nel mio caso io ho fatto una catenella di 120 maglie che ora andrò a chiudere a cerchio in questo modo quindi teniamo bene la catenella dritta in questo modo ho lasciato la mia maglia sotto appoggiata perché così ho il fondo scuro, in quanto sto usando un filato bianco. La voglio fare diversa, questa la voglio fare al contrario, quindi bianca con le rifiniture blu. Così vedrete anche la differenza, diciamo. Quindi vado a chiudere in cerchio le mie, eh, la mia catenella ed ora non faccio altro che iniziare a lavorare il punto granny in questo modo. Quindi mi alzo con 3 catenelle. Carico il filo, vado nella seconda maglia dall'uncinetto e faccio una maglia alta. Carico il filo, vado nella terza maglia dall'uncinetto e faccio una maglia alta. Ora faccio una catenella, salto una catenella di base, carico il filo, e nella successiva ricomincio facendo un altro modulo da 3 quindi una. Maglia alta nella eh, catenella, una maglia alta nella catenella seguente e un'altra maglia alta in quella successiva. Quindi siamo andati a fare il nostro secondo modulo. Una catenella, saltando di nuovo la catenella di base. Carico quindi salto questa nella successiva, vado a fare di nuovo maglia alta in quella dopo. Maglia alta, e in quella successiva, maglia alta, quindi procedo in questo modo fino a raggiungere il numero di 15 moduli vedete? 1, 2, siamo a 3. Dobbiamo farne altri 12, sempre nello stesso modo fatto anche il mio quindicesimo modulo: vediamo, li contiamo insieme, sono due. 4 6 8 10 12 14 e questo è il quindicesimo fatto il quindicesimo modulo invece di fare una sola catenella ne andiamo a fare 3 quindi 1 2 3 catenelle carichiamo il filo saltiamo sempre la eh, stessa maglia di base andiamo cioè saltiamo sempre la catenella di base andiamo nella successiva e facciamo un altro semplicissimo modulo da 3. Quindi in questa catenella, nella seguente e nella prossima facciamo la maglia alta in questo modo. Se vi viene difficile vederla, è abbastanza visibile, ma se vi viene difficile vederla potete mettere un marca punti perché questo sarà il nostro primo angolo. Quindi eh, ora andiamo a ripetere lo stesso lavoro fatto su questo lato. Quindi andiamo a ripetere, quindi questo sarà la pri il primo dei nostri 15 moduli e andiamo avanti fino alla ter al termine del giro. Arrivata al quindicesimo modulo, anche da questa parte, non faccio altro che caricare e entrare nella terza catenella d'inizio facendo una. Maglia alta così che io mi ritrovi già al centro del mio angolo. Ora facciamo 3 catenelle, voltiamo il lavoro e sempre nello stesso spazietto, facciamo 2 maglie alte. Come vedete, stiamo facendo il nostro primo vero angolo del nostro motivo granny. <coughs> Scusatemi ora non faccio altro che catenella. Entro nel prossimo foro e vado a lavorare. Il mio punto granny, quindi la seconda maglia alta, quindi la terza maglia alta. Scusate se non mi soffermo molto sul punto granny, ma è un punto molto battuto, diciamo quindi lo sappiamo fare tutti, di nuovo prossimo modulo da 3 nel prossimo foro, catenella, prossimo modulo da 3. Nel prossimo foro, quindi proseguiamo in questo modo fino ad arrivare al nostro angolo. Così vi faccio vedere come procedere. Arrivata al mio angolo, vedete che questo foro è più largo. Io ho fatto la catenella tra un modulo e l'altro. Vado a fare il mio modulo, quindi 3 maglie alte. 2 scusate 2 catenelle non 3 perdono ho fatto 3 solo all'inizio ma poi ne faremo sempre 2 dopodiché rientriamo e facciamo altre 3 maglie alte quindi abbiamo fatto il nostro angolino esattamente come si fa per fare il poncio granny e qualsiasi altra lavorazione granny vedete abbiamo fatto il nostro angolino ora Mm, avendo già i nostri due angoli, sappiamo già quanti moduli abbiamo sul nostro lato e li contiamo insieme, eh, quindi contando anche eh, il, il modulo dell'angolo: eh. ne abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16. Perché io vi ho fatto iniziare dispari? Adesso ne abbiamo pari perché a noi interessa il foro. Quindi 16 significa che dobbiamo avere 8 da un lato e 8 dall'altro. Quindi ne contiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E noi qua in mezzo metteremo il nostro marca punti perché sarà questo il centro dove noi inizieremo a fare il nostro uh, punto ragno. Quindi, Marchiamo il centro così non possiamo perderlo. Ora andiamo semplicemente a fare l'altro lato. L'altro lato sarà il retro della nostra maglia. Non faremo nessuna lavorazione sul retro, quindi sul retro avremo il normalissimo punto granny senza punto ragno. Di conseguenza non avremo poi bisogno di mettere marcapunti. Quindi ora io vado fino in fondo alla mia lavorazione, quindi procedo col punto granny anche da questo lato e poi vi faccio vedere come chiudere l'angolo. Arrivata quindi all'angolo, vedete noi ne avevamo lavorato metà, facciamo la catenella di separazione tra il modulo e l'angolo, quindi andiamo a fare le nostre tre maglie alte nello stesso foro dove abbiamo fatto l'inizio del giro. In questo modo, dopodiché, carichiamo entriamo nella terza catenella di inizio giro e andiamo a fare la maglia alta. Così che noi siamo già posizionati al centro del nostro uh, angolo non guardate lo spazietto qua è molto largo perché ho lasciato morbidissima la catenella poi andrò a stringerlo perché è un buco enorme quindi questo è quello che avremo al termine della lavorazione vedete abbiamo i nostri due angoli abbiamo il centro della maglia esattamente come nel progetto originale quindi ora partiamo con il terzo giro il terzo giro inizierà così quindi facciamo sempre le 3 catenelle per partire, voltiamo il nostro lavoro e andiamo a fare due maglie alte nello stesso foro, dalle quali sono uscite le 3 catenelle, in questo modo quindi. Catenella e ricominciamo a lavorare il punto granny. In questo caso siamo sul retro, lavoreremo il punto granny, rifaremo l'angolo nello stesso modo e andremo avanti a lavorare anche su tutto il davanti. Ci fermeremo ovviamente in questo foro prima del marcapunti. Dopodiché procederemo insieme per iniziare il nostro punto ragno. Sono arrivata al mio marcapunti, o perlomeno sono in prossimità del mio marcapunti, ho fatto la catenella, entro nel foro prima del marcapunti e vado a lavorare normalmente il mio modulo granny, quindi le mie tre maglie alte in questo modo. Ora, invece di lavorare, fare la catenella e lavorare in questa in questo foro, io faccio 13 catenelle, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 catenelle quindi salto il forellino dove ho messo il marcapunti e vado nel successivo, quindi carico il filo, entro e faccio la prima delle tre maglie alte che comporranno il mio modulo. Quindi una faccio la seconda e faccio la terza catenella di separazione e passo immediatamente al foro successivo. Quindi arrivo fino alla fine del giro. Farò le mie tre maglie alte dove ho fatto la metà angolo e unirò con una eh, maglia alta sulla terza catenella di Quindi ci rivediamo proprio qui alla chiusura. Eccomi giunta alla fine del giro. Scusate, devo tirare il filo. Ho fatto la mia catenella di separazione. Ora non faccio altro che entrare dove ho iniziato. Il giro quindi dove ci sono le tre maglie alte quindi il nostro mezzo angolo, entro e faccio le mie tre maglie alte: carico e nella terza catenella di inizio giro ecco qua, vado a fare la mia maglia alta così che sono già al centro del mio angolo ora 3 catenelle volto il lavoro e faccio altre due maglie alte all'interno dell'angolo una catenella e procedo fino ad arrivare in questo forellino prima del no della nostra eh, catenella lavorata anche vedete il anche il modulo nel foro prima del nostro archetto da 13, cosa faccio? Invece di fare una catenella soltanto e agganciarmi qui, faccio 6 catenelle: 1, 2, 3. 4, 5 e 6. Vado al centro di questo arco. Allora, se volete essere più precise, potete puntare sulla 3. Eh, le catenelle sono 13, quindi andate sulla settima. Io in realtà mi aggancio direttamente all'interno del mio archetto, così magari stringendo un attimino in modo che non se ne vada in giro, però eh, faccio direttamente così. Altre 6 catenelle, una 2 3 4 5 6 catenelle, carico il filo e vado a fare di nuovo il modulo granny nel primo forellino disponibile. Quindi proprio in questo facciamo 1 2 e 3 maglie alte. Catenella e procediamo facendo il punto granny per tutto il nostro giro fino a richiudere di nuovo all'angolo ci rivediamo a questo punto non vi faccio più vedere eh, tutti eh, diciamo <ride> chiusure e riprese del modulo granny noi ci vediamo solo per il disegno ragno perché a questo punto l'unica variante al tema è proprio il ragno quindi ci vediamo per il prossimo giro del ragno e per tutti i successivi fino a completare vedete L'intero eh, disegno quindi facciamo insieme questa parte perché ovviamente il punto granny si va a ripetere esattamente come fatto finora ricordatevi sempre io l'ho fatto solo sul davanti non l'ho fatto anche sul retro eh, se voi vorrete potrete farlo anche cioè, potrete farlo sia davanti che dietro potete fare anche qualche striscia in più non importa per farlo come il mio eh, le istruzioni sono quelle che vi sto dando benissimo io proseguo e ci rivediamo per il terzo giro di punto ragno perché vedete siamo al quinto dell'inizio del lavoro ma sarà il terzo del punto ragno quindi arrivata, vedete di nuovo, al fo all'ultimo foro prima del disegno ragno io ho fatto le mie 3 maglie alte, quindi il mio punto granny ed ora vado a fare le stesse 6 catenelle del giro precedente quindi 1, 2, 3, 4, 5 e 6 quindi a parte... Il primo giro, il primo archetto da 13 saranno sempre 6 le catenelle che separeranno il punto granny dal ragno al centro. Quindi vado ad agganciarmi proprio qui sull'archetto sottostante senza prendere la catenella proprio vicino alla maglia bassa che ho fatto nel giro precedente. Quindi faccio una maglia bassa. Sulla maglia bassa del giro precedente vado a fare una maglia bassa, quindi vedete facendo così, aspettate sono entrata in un filo, facendo in questo modo, rifaccio eh, la maglia bassa, vedete vado a rifarla, quindi all'interno dell'archetto faccio la maglia bassa, sulla maglia bassa faccio la maglia bassa in questo modo, voilà a fianco, quindi nell'archetto successivo faccio la maglia bassa. Praticamente la maglia centrale ter terrà unite le due maglie basse fatte, vedete, eh, sugli archetti, quindi stiamo iniziando a ehm, delineare un pochino quello che sarà il rombo centrale del motivo ragno. E sarà così, quindi per eh, tutto il motivo, quindi prima siamo partite con una sola maglia bassa, poi diventeranno 3, poi diventeranno 5, poi diventeranno 7. Comunque lo facciamo insieme. Quindi, fatta eh, l'ultima delle tre maglie basse, facciamo 6 catenelle: 1, 2, 3, 4. 5, 6 catenelle scusate, devo essere uscita dall'inquadratura carico il filo e nel primo foro disponibile quindi non nell'archetto ma nel primo foro disponibile vado a fare il mio modulo del punto granny e ricomincio a fare il mio giro e noi ci rincontriamo di nuovo eh, in prossimità del nostro ragno eccoci di nuovo arrivati quindi all'ultimo modulo prima del nostro ragno, quindi faccio le 3 maglie alte, 6 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, facciamo la stessa cosa fatta prima, quindi una maglia bassa qui nell'arco prima della maglia bassa del giro sottostante una maglia bassa in ogni maglia bassa sottostante quindi ne abbiamo fatte tre nel giro precedente ne facciamo tre una sopra l'altra e di nuovo una maglia bassa sull'archetto quindi subito dopo la nostra maglia bassa sottostante in questo modo vedete stiamo facendo il nostro ehm, rombo ora 6 catenelle 1 2 3 4 5 6 Carichiamo il filo nel prossimo forellino andiamo a fare il nostro modulo granny. Ecco qui quello che avremo al termine di questa lavorazione. Continuo a giro, ci vediamo di nuovo qui. Eccoci arrivati di nuovo al disegno. Io mi sono anche in questo giro fermata nel foro prima dell'arco da 6. Ora faccio questo arco da 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6 catenelle. E di nuovo mi vado ad agganciare prima della maglia bassa del disegno vado a lavorare una per una tutte le maglie basse che incontro con una maglia bassa quindi siamo a 3 4 5 6 e la settima la facciamo nell'arco successivo qui ora Andiamo a fare 6 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Carichiamo, e nel prossimo foro andiamo a fare il gruppo da 3 per ricominciare il punto granny. Questa sarà la nostra ultima. Ehm, il nostro ultimo aumento della uh, parte centrale dal prossimo giro ricominceremo a uh, diminuire. Quindi abbiamo iniziato con una punta, adesso andremo a stringere al centro. Ovviamente ci rincontriamo quando <ride> arriviamo qui. Giunti di nuovo all'ultimo modulo Granny prima del disegno ragno. Eh, la situazione cambia un pochino, nel senso che finora siamo andati scalando, quindi facendo sempre un eh, punto granny in meno. Ora dobbiamo iniziare ad aggiungere perché, come vedete nel disegno originale, deve diventare un rombo. Quindi, noi per ora siamo andati ad ingrandire. I lati del rombo ora dobbiamo andare a stringerli quindi dobbiamo ricostruire i moduli granny ai lati del nostro ragno e come facciamo lo facciamo proprio in questo modo allora io ho già effettuato la catenella dopo l'ultimo modulo ehm, granny carico il filo e passato il modulo granny sotto entro nella prima catenella delle sei fatte del giro precedente quindi nella prima io entro e vado a fare 3 maglie alte quindi sto ricostruendo un modulo granny dove prima l'avevamo tolto in questo modo ecco qui vedete abbiamo ricostruito qui il modulo facciamo le nostre solite 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 ed ora andiamo a rimpicciolire, quindi andiamo a togliere maglie dal centro. Quindi ogni volta che noi aggiungeremo maglie ai bordi, le toglieremo al centro e viceversa. Quindi, come fatto finora, abbiamo diminuito quelle del punto granny, abbiamo ingrandito i lati del nostro rombo adesso dobbiamo fare l'esatto opposto quindi invece di lavorare dentro nell'arco non solo non lavoriamo nell'arco ma eh, non lavoriamo neanche sulla prima maglia lavoriamo sulla seconda qui erano sette adesso diventeranno cinque esattamente come nel giro precedente quindi una due 3 4 e 5. Quindi la prima e l'ultima verranno saltate. 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6. Carico e nella catenella prima del modulo Granny io vado a ricostruire un modulo Granny. Quindi altre tre maglie alte all'interno della catenella che precede il prossimo modulo granny. Allora, voi potreste anche attaccarvi liber liberamente ehm, sulla catenella, quindi non entrare. Prendendo proprio la catena, ma l'archetto, io vi consiglio di prendere la catenella perché così le maglie non se ne andranno in giro perché non c'è niente che le tiene. Quindi vi consiglio sempre di fare ciò. Quindi entrare proprio nella catenella senza agganciarsi all'archetto. Quindi continuiamo di nuovo il giro. E procediamo in questo senso. Allora io direi che adesso capito il procedimento eh, non c'è bisogno che io vi faccia vedere la conclusione del rombo perché nel prossimo giro andremo ad aggiungere altri due moduli qui dentro e a togliere due maglie qui. Quindi avremo tre maglie basse fino ad avere una sola maglia bassa ed è lì che ci rincontriamo perché è lì che poi vi devo far vedere come proseguire. Vi faccio vedere ancora una volta eh, come lavorare in questo punto. Quindi io ho fatto l'ultimo modulo eh, granny, faccio una catenella, carico, passo questo modulo sottostante e nella prima catenella dell'archetto da 6 in questo modo, scusate, ma la distanza non aiuta. Oppa là. allora, ecco qua <ride> difficoltoso ma ce l'abbiamo fatta andate a fare le nostre tre maglie alte in questo modo allora, prendete bene la catenella altrimenti si apre e vi fa il buco dopodiché fate 6 catenelle 1 2 3 4 5 e 6 saltando la prima maglia bassa lavorate nella seconda nella terza e nella quarta quindi vi ritroverete con 3 maglie basse, ecco qua. Vedete, stiamo stringendo per dare la forma del rombo a questo punto. 6 catenelle: 1, 2, 3, 4, 5 e 6 caricate, e nella catenella precedente al prossimo modulo. Vediamo se riesco ad entrarci il primo colpo questa volta, ecco qua, no no no, non ci sono entrata, voilà, ecco qui. L'importante è far entrare la prima, poi le altre la seguono, ecco qui, 2 e 3, catenella e si procede lavorando tutto il nostro giro. Punto granny, ho voluto farvelo vedere una seconda volta, così che voi siate un po' più sicure sul da farsi. Il prossimo giro sarà identico, però, creato il modulo sull'arco dovrete fare le 6 catenelle e fare solo una maglia qui al centro. Ci vedremo nel giro successivo, dove vi farò vedere come. Poi proseguire per crearne un altro sotto e da lì in poi potrete eh, tranquillamente procedere anche da sole perché la lavorazione è come una normalissima Amelie. Quindi arrivate a un certo punto, chiuderete per lo scalfo manica e proseguirete lavorando in tondo senza più fare gli aumenti eh, sugli angoli. Però ci arriveremo passo passo. Eccomi giunta proprio alla uh, variazione, vedete abbiamo fatto, abbiamo concluso il nostro uh, rombo e abbiamo questa situazione. Ora cosa andiamo a fare? Allora, ho lavorato l'ultimo um, punto granny qui, vado a fare una catenella entro qui nell'archetto. Allora, io ho provato nel frattempo a lavorare anche dentro direttamente nell'archetto senza entrare nella catenella e devo dire che non viene malaccio, perché come potete vedere rimangono abbastanza chiuse le maglie. Quindi, se volete potete non entrare nella catenella, ma lavorare direttamente sull'archetto. Fatto questo modulo, noi andiamo a fare questo. Quindi, di nuovo le 13 catenelle Iniziali del, del um, disegno ragno perché dobbiamo farne un altro quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13. In questo modo carico, vado di nuovo sull'archetto successivo e faccio le mie tre maglie alte in questo modo 2 e 3 una catenella vedete cosa abbiamo fatto ecco qua scusate sono entrata nella maglia della... Qui. allora abbiamo semplicemente ricreato questo arco perché poi adesso nel prossimo uh, modulo non faremo altro che ripetere la stessa cosa quindi eh, ricominceremo da questo punto quindi nel prossimo giro ci fermeremo qui faremo le 6 catenelle una singola maglia bassa al centro 6 catenelle e ci fermeremo proprio eh, qui ecco qui non ho ancora lavorata quindi comunque a un modulo dalla fine e proseguiremo in questo modo per tutti i, eh, disegni eh, del ragno che decidiamo di effettuare, qualora arriveremo alla fine di eh, questo, come si conclude? Quando vogliamo, ecco, arrivare qua per esempio, quindi in fondo ai miei eh, ragni. Adesso ve lo spiego immediatamente così che possiate. Eh, proseguire tranquillamente eh, da soli. Quindi, se questo fosse l'ultimo modulo, invece di chiudere con le eh, 13 catenelle, ne faremo solo 6. Quindi, faremo il nostro modulo granny, 6 catenelle, 1 2 3 4 5 e 6 e faremo un altro granny qui dentro, perché al giro successivo su queste 6 catenelle andremo a lavorare 3 maglie alte, una catenella 3 maglie alte, quindi ricostruiremo i due moduli granny che abbiamo saltato all'inizio. Quindi decidete voi se volete fare i moduli staccati o attaccati. Io in questo caso li farò eh, attaccati. Quindi qui ne farò 13 di catenelle e poi proseguirò con Altri 3-4 eh, ragni come, come svilupperò poi il lavoro lo deciderò in corso d'opera. Ecco, per il resto, è la semplice amelie. Quindi quando proverete la vostra maglia e eh, mettendola sulle spalle, vi accorgerete che avete sia la circonferenza per il braccio sia la circonferenza del torace potrete semplicemente chiudere questo però lo vedremo comunque insieme una volta arrivati a questo punto vedete io vabbè, nel mio caso ho tre ragni e ho misurato su di me la maglia ho visto che posso chiudere il... Lo scalfo manica perché sono arrivata ad una larghezza che mi consente di avere eh, una buona larghezza per il braccio e una buona larghezza per il torace. Quindi cosa faccio? Mi eh, chiudo semplicemente nell'angolo, stacco il filo e devo eh, ripartire dal punto dove ho deciso. Eh, Diciamo di eh, continuare a lavorare solo in circolare senza più ehm, comprendere, ecco anche le maniche. Allora, restringiamo un attimo se non ci sta nel campo visivo. A questo punto prendiamo il nostro filo, facciamo il nostro cappietto e continuiamo per l'appunto da dove Vogliamo Io in questo caso eh, continuerò da dove ho infilato il marcapunti, vedete ho fatto ehm, ho, io nello specifico ho contato senza l'angolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nell'ottavo foro ho messo il marcapunti e proprio lì andrò ad agganciarmi e dietro stessa cosa ho contato 8 e mi sono agganciata dove c'è il, uh, il marcapunti. Mi andrò a agganciare dove c'è il marcapunti quindi a questo punto io faccio una maglia bassissima 3 catenelle e andrò all'interno del foro dove ho messo il marca punti a fare le mie due maglie alte che con le 3 catenelle, formeranno il primo modulo granny, una catenella di nuovo in a fianco vado avanti a lavorare né più né meno come ho fatto fino adesso quindi eh, a fare il mio punto granny semplicemente eh, non comprendendo più gli angoli ma eh, soltanto lavorando in circolare senza più aumenti quindi vado a fare tutto ciò e ehm, poi farete eh, dove siete arrivati voi col disegno, lavorere, farete la lavorazione centrale normalmente perché non ha niente a che vedere la lavorazione centrale con la chiusura dello scalfo manica, quindi potrete eh, andare avanti a lavorare come fatto fino adesso, semplicemente senza comprendere, appunto, lo scalfo. Io arrivo a quest'altro marca punti così vi faccio vedere come uniamo proprio le due eh, sezioni. Una volta giunta al marca punti, vedete, eh, ho fatto già, ecco faccio la mia catenella di separazione, entro esattamente dove ho messo il marca punti in questo modo. Quindi faccio le mie tre maglie alte. Una catenella, vado a prendere dove ho l'altro marca punti, carico il filo e entro facendo le tre maglie alte. Allora, se vi è scomodo, togliete il marcapunti. Io per il momento lo lascio perché non mi crea nessun problema. Posso anche toglierlo alla fine della lavorazione. Quindi, catenella, vedete, abbiamo unito per il nostro scalfo manica. Ora vado avanti a lavorare sul retro del lavoro. Quando arriverò al prossimo marcapunti, proprio qui, vi lavorerò all'interno le tre maglie. Ehm, alte e dopodiché vi farò vedere come si unisce anche da questo lato. Anche perché da questo lato poi dobbiamo chiudere e quindi vi devo far vedere come poi come chiudere e poi girare per ehm, perché continueremo comunque in giri di andata e ritorno, altrimenti vi, vi cambierà la lavorazione. Ci arrivati all'altro marca punti quindi entro faccio le mie tre maglie alte dopodiché mi unisco alla maglia alla terza catenella di inizio con una maglia bassa vedete entro e invece di fare la maglia bassissima faccio la maglia bassa così che io sia già All'interno quindi al centro di quello che sarà poi eh, la mia lavorazione, quindi vado semplicemente a fare le 3 catenelle, volto il mio lavoro in questo modo, andrò avanti sempre a voltarlo e lavorerò proprio dentro in questo ehm, archetto. <ride> quindi in questo modo cioè, avvolgendo. La lavorazione in questo punto vado a fare le altre due maglie alte che eh, completano ecco il modulo da 3 Dopodiché, andrò avanti a lavorare in questo modo per tutta la mia eh, maglia, non dobbiamo più fare nient'altro perché eh, a questo punto non dovremo fare altro che Giri di andata e di ritorno: ma noi abbiamo già chiuso, vedete la nostra eh, nostri, i nostri scalfi manica sono chiusi, di conseguenza, eh, non dobbiamo più né aumentare né niente. Andremo avanti sempre a eh, unire con una maglia bassa, dopodiché voltiamo il lavoro. O le facciamo prima o una volta voltato il lavoro comunque 3 catenelle, e sempre da dove escono le 3 catenelle. Le due maglie alte per completare il modulo e poi iniziamo a girare eh, sempre con la stessa lavorazione. Naturalmente, mi raccomando sempre i giri di andata e ritorno. Io mi raccomando calorosamente di questa cosa perché eh, guardate la differenza. Questo è lavorato a giri solo di andata, questo è andata e ritorno. Il punto in andata e ritorno rimane anche più piccolo e più fitto. Quindi, se voi adesso cambiate eh, il metodo, di lavoro quindi non andate più avanti a fare giri di andata e ritorno ma lavorate in circolare continuo il lavoro vi risulterà più bucato sotto più col col foro più grosso e soprattutto girerà in modo diverso quando vorrete chiudere come io vi ho già detto il ragno nell'ultimo giro di ragno quindi dopo aver fatto eh, questo Modulo, quindi l'ultimo ehm, dovrete fare appunto eh, il punto granny 13 catenelle e il punto granny, voi di catenelle ne fate solo 6 perché nel giro successivo andrete a lavorare su quelle 6 catenelle che chiuderanno in questo modo il lavoro. Andrete a costruire due moduli granny separati da una catenella. Però questo adesso lo faremo insieme. Arriviamo fino a lì e ve lo faccio vedere. Giunti nuovamente in questo punto, stiamo chiudendo il nostro ragno perché io ne ho, de ho deciso di farne solo tre. Voi potreste anche deciderne di farne di più, eh. Io però vi faccio vedere come si fa la chiusura dopo tre eh, ragni. Quindi andiamo a lavorare. Va bene, il nostro. Uh, penultimo modulo granny dopodiché facciamo la catenella e andiamo a lavorare ovviamente sull'archetto da 6 come fatto finora quindi carichiamo andiamo a fare le nostre 3 maglie alte scusate mi sono incagliata 3 maglie alte sull'archetto da 6 catenelle quindi 1 2 3 maglie alte Ora, se noi eh, dovessimo proseguire col punto ragno, dovremmo fare, perché noi siamo, ci troviamo qua, questo punto è questo, dovremmo fare 13 catenelle, invece noi ne facciamo solo 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6, carichiamo il filo e ovviamente sulla... Catenella da 6 sottostante, andiamo a fare 3 maglie alte così, una catenella e proseguiamo normalmente col nostro punto granny. Quindi, per tutto il nostro giro. Ora giro il lavoro e vi faccio vedere direttamente che cosa dovete fare quando arrivate a fine giro. Ve lo faccio vedere subito, così poi possiamo proseguire ognuno per la sua strada. Quindi, nel giro eh, successivo alla chiusura con le catenelle, cosa facciamo? Fatto il modulo sopra al foro e scavalchiamo il. La solita maglia e eh, con la solita catenella il modulo sottostante in questo archetto da 6 andiamo a fare 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte. In questo modo noi abbiamo semplicemente ricostruito il Punto granny dove non c'era quindi una catenella e continuiamo nel modulo successivo. Quindi che cosa succederà al prossimo giro? Noi non dovremo più fare il punto ragno ma andremo avanti a lavorare normalmente il punto granny perché vedete qua l'abbiamo ricostruito. Quindi nel giro successivo noi lavoreremo solo il punto granny in questo modo. Vedete io adesso c'è lo scalino perché sono tornata indietro per farvi vedere il pezzettino e eh, ci ritroveremo con questa lavorazione ovviamente lavorata in circolare qua continuerà eh, normalmente però vedete ci troveremo con questa lavorazione e questo andrà avanti fino vedete, alla fine della nostra eh, maglia quindi qui è dove abbiamo ricostruito il punto granny Adesso ve lo faccio vedere in questo modo: vedete qui è dove l'abbiamo ricostruito. Andiamo avanti a lavorare con giri d'andata e ritorno ehm, il corpo della nostra maglia fino alla lunghezza che eh, desideriamo. Al termine del quale faremo un giro di maglia bassa su eh, maniche, collo e fondo, come eh, rifinitura. Bene, io finisco la mia maglia e ci vediamo per i saluti. Ecco qui la mia maglia giunta alla fine, devo dire bellissima. Devo ringraziare l'amica Francesca del gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci, Francesca Pucci, perché eh, mi ha dato questa bellissima idea. Naturalmente io nella mia devo ancora nascondere i fili, come potete vedere. Ma certamente lo farò a breve. Eh, io ringrazio quindi Francesca eh, per i filati eh, Francesca Italia Artisan. E vi consiglio: vi o consiglio, oh, questo Drops, se ce l'avete, vediamo se riesco a mettervelo davanti. Eccolo qui: eccolo qua. Oppure eh, in alternativa il Safran, che è un altro filato che si presta bene più o meno alla stessa metratura, sempre di drops eh, per le etichette eh, ringrazio Fungolabel, la mia amica Erika perché eh, mi ha fatto eh, esattamente come le avevo chiesto le etichette personalizzate sono meravigliose io vi mando un bacione grande, spero che questo tutorial vi sia piaciuto, spero che lo repilchiate in tante. Spero che venite a trovarmi nel gruppo Facebook e, e che continuate a seguirmi. Ora vi do un grosso bacio, ciao ciao da luci, al prossimo tutorial! Ciao!